Questa è appunto la terza puntata. Nelle prime due abbiamo parlato della strage del 2 agosto 1980 e della strage di Ustica. Questa sera, come sapete, parleremo della Uno Bianca, o meglio della banda della Uno Bianca e della sequenza dei delitti che ha insanguinato la nostra città e più in generale il territorio dell'Emilia-Romagna e delle Marche tra il 1987 e il 1994. Vorrei innanzitutto ringraziare la Scuderia, il locale che ci ospita e che ci ha ospitato anche nelle due precedenti occasioni, e ringrazio naturalmente gli ospiti che abbiamo questa sera, che ci racconteranno anche questa di storie oscure. Innanzitutto Rosanna Zecchi, che è presidente dell'associazione tra i familiari delle vittime della banda della Uno Bianca, e il vicepresidente Alberto Capolungo, che è qui con noi anche lui questa sera, entrambi, come dire, in questo caso, come dire, testimoni che non possono essere definiti privilegiati, come si suol dire di solito, no? Insieme a loro abbiamo Antonella Beccaria, che è una giornalista nonché collega nella redazione del periodico online Domani e che collabora anche con il mensile La Voce delle Voci. Dicevo appunto scrittrice e autrice di alcuni libri in cui ha trattato varie di queste storie oscure. E l'ultimo, da poco pubblicato, si intitola I rimasero impuniti e riguarda il delitto, o meglio, una serie di delitti collegati al delitto di Roberto Calvi. Ma Antonella nel 2007 ha pubblicato questo libro che si intitola Uno Bianca e Trame Nere, in cui appunto racconta la storia di questa vicenda e quindi anche lei l'abbiamo invitata per ovvi motivi. L'altro nostro ospite è Mauro Zani. Mauro Zani è stato presidente della provincia di Bologna tra il 1985 e il 1987, segretario provinciale del PC tra l'88 e il 91, segretario regionale del PDS dal 91 al 94. No, lo dico perché, come dire, in questo caso davvero è un testimone privilegiato che ha avuto. Ha ricoperto incarichi politici importanti proprio negli anni, o anche negli anni in cui sono accaduti questi fatti. Contrariamente a quello che si legge sul suo profilo su Wikipedia, su internet, non ha aderito al PD. Ti comunico che diciamo, c'è un po' di disinformazione sul web, questo dimostra che bisogna sempre. Ho notato anch'io, e non, infatti la battuta era un po' collegata a questa consapevolezza. E nella sua attività politica è stato anche segretario del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza per il segreto di Stato. E comincerei, come dire, dall'attualità, mi viene da dire purtroppo, nel senso che chi di voi ha letto il resto del Carlino di oggi o che ha visto il telegiornale regionale prima di venire qui questa sera avrà saputo che c'è questa coincidenza, chiamiamola così, in questa stessa giornata apprendiamo che Marino Chipinti, che è stato uno dei complici della banda dei fratelli Savi, condannato all'ergastolo, ricordo, ha dichiarato che lui si scusa con la città, quindi questa sera parleremo anche di questo. Io mi limito, nell'introdurre questa serata, a fare presente che il nostro territorio e quindi diciamo la nostra cittadinanza ha subito un periodo di terrore che è cominciato tanto tempo fa ed è proseguito attraverso alcune tappe, diciamo, più che simbolicamente note. Di una appunto abbiamo parlato la prima serata, che è la strage del 2 agosto alla stazione, nel 1980, poi nel 1984, per esempio, il 23 di dicembre c'è stata la strage di Natale, ovvero il Rapido 904, sul quale esplode una bomba all'altezza di San Benedetto Val di Sambro.
anche lì altri 15 morti e 267 feriti. E poi veniamo appunto al periodo di cui parleremo questa sera, cioè quello compreso tra il 1987 e il 1994. Prima di passare la parola, comincerei da Antonella Beccaria, ai nostri ospiti. Ricordo, ne approfitto fin dall'inizio per ricordare a tutti un appuntamento legato al tema di questa sera, ovvero sabato 26 giugno in via Goethe ci sarà la commemorazione del 21esimo anniversario dell'assassinio di Adolfino Alessandri, che praticamente venne assassinato, un nostro concittadino di 53 anni che venne assassinato dopo una rapina alla COP di Corticella di via Gorchi, perché indicò i ladri, appunto, diciamo, con il classico atteggiamento, diciamo, del cittadino che non si disinteressa di quello che accade intorno a lui, come spesso succede oggi, dicendo al ladro, subì, come dire, questo terribile destino di essere freddato dalla banda dell'Uomo Bianco. Ecco, sabato 26 giugno alle ore 18 in via Goethe ci sarà un momento per ricordare pubblicamente una delle 24 vittime della Uno Bianca. Quindi partirei, come dicevo, da Antonella Beccaria, che, alla quale naturalmente vorrei chiedere di raccontarci, di farci partire dai fatti, cioè, e soprattutto da una domanda che sorge spontanea avendo letto il suo libro, cioè perché il titolo del tuo libro, cioè quali sono queste trame nere di cui parli. Ma prima di questo volevo chiedere, essendo lei, diciamo, una cittadina in realtà extracomunitaria, perché non è originaria di Bologna ma viene da Pavia, come mai a suo tempo si cominciò, però in tempi, come dire, di federalismo spinto o apparentemente tale. E allora, a parte le battute, chiedevo a Antonella come mai una persona che vedeva in qualche modo da fuori queste vicende da ragazza ha cominciato ad interessarsi di queste, appunto, vicende, e come invece è stato il proseguio, come ti do il là per raccontarci questa storia oscura. Allora, grazie. Io parto un attimo prima dell'ultima domanda che poi userò per raccontare la storia, e vorrei subito dire che la storia della banda della Uno Bianca è la storia di una strage. Una strage perché le vittime sono 24 complessivamente e i feriti sono 102, ed è una strage diluita, perché qui non abbiamo una bomba che esplode in una stazione, un aereo che finisce, che inciampa in un'azione di guerra, ma abbiamo un'entità che si muove per questa provincia fino poi ad arrivare all'Adriatico, che dal giugno del 1987 a sostanzialmente il novembre del 1994, quando poi verranno arrestati i componenti della banda, mette a segno una serie di azioni che sono un crescendo di violenza del tutto ingiustificata. Io appunto abitavo a Pavia ai tempi e mi ricordo bene la copertina di Repubblica dopo che pubblicò il giorno dopo la strage del pilastro del 4 gennaio 1991, e mi ricordo questa fotografia che era a colori, c'era la uno dei carabinieri con i colori di istituto, c'erano i cadaveri terra, coperti dal lenzuolo, un sacco di sangue, e continuavo a leggere di fatti criminali che accadevano a Bologna. E io Bologna cominciavo a frequentarla perché avevo qualche giro d'amici, e diciamo, venire a stare in questa città era un'aspirazione che avevo fin da ragazzina, per cui attirava la mia attenzione. Con la strage del pilastro, che forse per chi non stava qui è comunque quella che in cronaca nazionale poi aveva avuto più rilevanza, qualche
interrogativo cominciavo a pormelo, cioè sembrava di leggere la cronaca di una città in mano a una qualche forma di criminalità organizzata, di realtà destabilizzante, perché era ingiustificato che si continuasse a leggere di Bologna, di questi morti, di questi assalti, di queste cose che sembravano delle esecuzioni. Allora, di lì a pochi anni ho cominciato a fare questo lavoro e la questione Uno Bianco ha continuato a ronzarmi nelle orecchie. Nel 94 sono stati gli arresti, poi ci sono stati i processi, per cui si continuava a leggerne sui giornali. E fino a che per un altro libro che avevo scritto c'erano alcuni punti di contatto, per esempio una delle persone che avevo intervistato era amica di Carlo Beccari, la guardia giurata che viene uccisa alla COP di Casalecchio di Reno nel febbraio dell'88, per cui ho detto vabbè, comincio da questo assalto. E questo assalto che viene fatto con una carica esplosiva, cioè un furgone portavalori che deve andare a ritirare l'incasso della COP, nel momento in cui si ferma e scendono le guardie giurate mettendosi in formazione, esplode una carica esplosiva e le guardie giurate vengono proprio bersagliate, prese d'assalto da colpi d'arma da fuoco, dicevo, e non si ruba nulla. Ma guarda che particolarità questa cosa. Il giorno prima avevo letto di un assalto a un furgone portavalori dalle parti di Roncobilaccio, i rapinatori avevano fatto 1 milione di euro in una volta sola. Per cui ho cominciato poi ad andare a guardare anche tutti gli altri colpi. E affrontando cioè guardandola tutto l'arco di questi 7 anni e mezzo quasi, si vede che c'è una primissima fase che inizia nel giugno del 1987 e si affina subito un mese dopo nel luglio, in cui sostanzialmente i fratelli Savi, cioè Fabio, Alberto e Roberto Savi, usano una regata, allora intestata, era di Alberto Savi, ci cioè appiccicano una targa che avevano fatto loro e Fabio Savi, per esempio, si compra una calibro 38 per l'occasione e con le loro armi, peraltro fino all'assalto di via Volturno usano sempre armi intestate a loro, non sono rubate con matricole a brasa, sono armi di loro proprietà regolarmente denunciate. Con le loro armi cominciano a prendere d'assalto questi caselli. Nel corso dell'estate del 1987 si fanno 12 caselli e rapinano una quarantina di milioni, che per dei poliziotti è un carrozziere fallito, insomma, potevano cambiare qualcosa, ma non gli avrebbero cambiato la vita, ma insomma, aiutavano ad arrotondare. Con l'autunno però del 1987 vediamo già il primo cambiamento e viene organizzata un'estorsione ad un concessionario di Rimini, che Fabio Savi poi dirà che questa persona gli doveva dei soldi, per cui aveva deciso di riprenderseli senza aspettare normali modalità di pagamento. E chiaramente la modalità, tutta la procedura estorsiva prevedeva il fatto che il concessionario non avrebbe dovuto rivolgersi alla polizia, invece lui denuncia la cosa e viene organizzata lungo la A14, la sera in cui occorre consegnare il denaro, un'operazione. L'auto del proprietario del concessionario parte, a bordo ci sono due poliziotti, viene seguito a distanza da un'auto civetta e avrebbe dovuto fermarsi lungo la 14 in direzione Bologna, su tutti i cavalcavia. Avrebbe saputo qual era il cavalcavia giusto nel momento in cui avrebbe visto una corda scendere dall'alto. Si arriva a questo cavalcavia dalle parti di Cesena, solo che qualcosa va male, perché gli estorsori aprono il fuoco e c'è il primo morto. Viene ferito un poliziotto, Francesco Mosca, viene colpito alla testa e dopo poche settimane muore. E viene ferita anche un agente di polizia, Addolorata Di Campi, che peraltro è stata la fondatrice dell'associazione, è stata presidentessa, se non sbaglio, prima di Rosanna. E per cui abbiamo la prima vittima. E a questo punto, anche in questo caso, diciamo,
diciamo, il movente pecuniario non ha giustificato l'operazione. A questo punto si assiste di nuovo ad un cambiamento della banda.